Allora ragazzi, io no, volevo un attimo condividere con voi, no? Alcune emozioni che, perché poi stamattina mi ero appena svegliato e cioè, avevo dormito un'ora, ero tornato a casa dopo un'ora, quindi molte cose le ho lasciate a metà o non le ho dette proprio. La vittoria di ieri col Cagliari. Ricordiamoci che il Cagliari è una squadra con la bava alla bocca, è una squadra che ha una bella rosa, ha preso Palomino, ha preso Piccoli, cioè ha una bella rosa, ha Viola, Zappa, e in panchina ha la Padula, certo, la Padula ormai ha una certa età, Pavoletti, il nostro grande Pavoletti che io adoro, amo, alla follia, Pavoletti lo amo. Lo amo da 2 anni ormai, lo amo da 2 anni, dal 95esimo di una partita mitica. Lo amo, ehi ragazzi, lo amo, che voglio, però a me quel gol che fece Pavoletti mi ha aggiustato un'estate, cioè mi ha fatto diventare un'estate ancora più bella. Grande Pavoletti, rimarrai sempre nel mio cuore. Però ora, ragazzi, parliamo della partita di ieri. Abbiamo parlato di Falcone, no? Falcone, un portiere. Davvero con i contro è davvero forte, ragazzi, davvero forte. Quest'anno il Lecce, a differenza dell'anno scorso, che con tutto il rispetto di Brancolini, io l'ho sempre detto, Brancolini è un... Cioè, ieri l'Empoli a Bologna, Brancolini adesso è a Empoli, no? Aveva un portiere in porta che è davvero ridicolo. Andatevi a vedere il portiere, cioè i tre portieri dell'Empoli non fanno neanche metà di Falcone. Tanto che quando si era infortunato sono entrati i sanitari 3 minuti in campo, i sanitari, per cercare di rimetterlo a posto, altrimenti dovevano entrare o Brancolini o quell'altro. Il portiere in una squadra è davvero straimportante, straimportante. Noi quest'anno ci possiamo vantare di avere due portieri. Due portieri davvero all'altezza, ragazzi. Due portieri. Io Falcone, per me Falcone rimarrà sempre un qualcosa di grande, ecco. Noi abbiamo avuto Lorieri in passato che rimarrà alla storia. Lorieri, Lecce rimarrà alla storia più di Terragno. Perché Lorieri è il nostro mito, è ok. Ma Falcone, ragazzi, Falcone è tanta roba. Cioè Falcone. Oggi mi ha scritto un commento, non ricordo chi, non ricordo il nome, però mi ha scritto, ha dato, per ora ha dato più punti Falcone degli altri giocatori, no? Dei calciatori di movimento. Ed è vero ragazzi, Falcone ieri ci ha dato la possibilità di fare i primi 3 punti grazie a... Prima di tutto un intervento bellissimo, bellissimo, perché quello ragazzi, quella parata che ha fatto lì sul palo è davvero tanta roba, tanta roba. Però va bene, di Falcone ne abbiamo parlato stamattina, ci ho parlato adesso 2 minuti, però se lo merita ragazzi, se lo merita. Ricordatevi che ha avuto una grave perdita non più di 20 giorni fa e quindi... Avevo detto ad Enrico, sosteniamolo anche da parte della curva, no? Enrico è il mio referente della curva sul canale e Falcone sa che li vogliamo bene, a prescindere dalle parate che fa. Gilberto, ragazzi, ma di cosa stiamo... Cioè, ma avete visto che calciatore? Ieri qualcuno di voi si ricordava di Gendrè? No, mo, a prescindere, Gendrè... E lo ringrazierò sempre perché è stato uno che si è subito integrato nella squadra, ha subito dato il suo contributo, ha subito dimostrato che è un calciatore di valore, quindi meritava la Bundesliga e quindi Gendrè è tanta roba. Ma ragazzi, Gilbert ieri, cioè, a fine partita non puoi fare altro che fargli un applauso perché è davvero tanta, tanta roba. A me Gilbert piace tantissimo, è uno di personalità, certo, è un esperto, no? Ha i suoi anni,
ha 30 anni, quindi stiamo parlando di un calciatore esperto, ma io non pensavo che si integrasse così alla prima partita, diventasse già un calciatore su cui fare affidamento. Io giuro, sono rimasto impressionato da Gilbert. Per me Gilbert è tanta tanta roba. E sono contento, davvero, sono contento perché è un calciatore che davvero ti fa la differenza, ti fa la differenza. Alla fine è uscito stremato ed è entrato Gen, che ha dato il suo contributo. Ero davvero curioso di vedere questi calciatori. Rebic è entrato nel recupero, però già il fatto di vedere Rebic in campo significa che Rebic c'è. Altrimenti, ricordate, no? Un TD Baroni, prima di farlo giocare, sono passati mesi e gli ha fatto trovare la giusta tenuta atletica. Mentre ieri Rebic è entrato e certo non è che poteva fare niente in un minuto, però ragazzi, già il fatto che sia entrato significa che lui c'è. E a me questo basta, a me questo basta. A me questo basta, ragazzi. Ieri abbiamo vinto una partita stra importante, perché dopo due scusatemi, però sto facendo questo video sulle ali dell'entusiasmo, perché questi 3 punti, ragazzi, sono davvero tanta roba, sono davvero tanta roba. Sono tanta roba perché non solo giocavamo con una diretta concorrente. Mi dispiace che sia stato il Cagliari, ma ragazzi, sapete, quando c'è il Lecce di mezzo, poi le simpatie si mettono da parte e si tifa per la propria squadra. Sono tanta roba perché hai giocato con una tua diretta concorrente. Una diretta concorrente che comunque ha una rosa che è tanta roba. Se andate a vedere i nomi dei calciatori del Cagliari. Ragazzi, il Cagliari è forte, il Cagliari ha un Luvumbo che potrebbe giocare in qualsiasi squadra, cioè Luvumbo è davvero uno che ieri a Baschilotto ha fatto vedere i sorci verdi, ma è colpa della struttura fisica, cioè è logico che un Luvumbo può dare fastidio a un Baschilotto, e anzi lì è colpa dei centrocampisti. Un Ramadani che finalmente abbiamo rivisto il Ramadani che conoscevamo dello scorso anno. E abbiamo visto Kristovic che ha sbagliato il gol, un gol dove tutti noi in quel momento, non voglio dire cosa abbiamo pensato, però l'abbiamo pensato tutti. Non siate bugiardi, non siate bugiardi. E infatti, come ha detto pure Gotti, ma si vedeva, non c'era bisogno che lo dicesse Gotti, si vedeva, cioè, nel senso, l'ha accusato quell'errore. Si vedeva che stava nervoso per quell'errore. Poi ha segnato Kristovic e Kristovic lì si è ripreso e ha fatto una grande partita. Ha lottato, ha combattuto, è andato a cercare di togliere i palloni dai piedi degli avversari. Questo a me piace, ragazzi. Questo a me piace. Ho fatto questo video perché sto ancora con l'adrenalina sopra, sto ancora con l'adrenalina sopra. La squadra che a me mette l'adrenalina è solo il Lecce. È solo il Lecce. E io ancora oggi ho un'adrenalina sopra che mi fa stare bene per 15 giorni. Certo, adesso ci sono 15 giorni di una nazionale che a me non entusiasma, davvero mi fa venire voglia di farmi una pera di varichina, però ragazzi, ci tocca, leviamoci davanti questa nazionale e poi pensiamo al Torino.